bentrovati al consueto appuntamento con Fatti e Opinioni. Nostra ospite oggi è Stefania Campo, che salutiamo e ringraziamo, deputata all'Assemblea regionale Grazie. siciliana del Movimento 5 Stelle, all'ARSU e vicepresidente della Commissione Attività Produttive. Quindi esponente politico di primo piano nel territorio per il Movimento 5 Stelle. Quindi io vorrei partire intanto dal dato di attualità così più coinvolgente a livello locale, che sono state le scorse elezioni comunali. Ragusa era uno dei comuni capoluogo in cui si votava, quindi una realtà molto sentita, con un risultato che ha deluso il Movimento 5 Stelle. Beh, diciamo che era un risultato che in un certo senso ci aspettavamo, ma non così, perché sapevamo insomma di aver fatto una scelta identitaria, una scelta che comunque ci metteva in una posizione di minoranza rispetto alle altre forze politiche che si stavano presentando con tanti simboli civici, quindi con delle coalizioni molto allargate, però sicuramente non avevamo valutato il grande exploit di Peppe Cassì e quindi quelle percentuali, diciamo, che sono andate a lui, in un certo senso sono un po' quelle che sono mancate a noi. C'è da dire che il Movimento 5 Stelle alle amministrative non ha mai brillato perché comunque siamo stati sempre una forza politica senza struttura, solo adesso da poco stiamo iniziando a strutturarci e quindi ci siamo sempre avvalsi del voto d'opinione, ma purtroppo le dinamiche delle amministrative sono un po' diverse e quindi non abbiamo mai fatto, ecco, grandi numeri alle amministrative. Ma alle amministrative, almeno a Ragusa, 5 anni fa, sia pure come lista di minoranza, il Movimento 5 Stelle fu la prima lista della città ed elesse 5 consiglieri comunali. Nella precedente, ovviamente, aveva amministrato, quindi aveva avuto il premio di maggioranza, quindi non facciamo un parallelo, no? Ma con un numero di voti più alto 5 anni fa, perché aumentò i propri voti di lista rispetto a quando elesse il sindaco, comunque era la prima forza politica in città. Beh, sì, 5 anni fa chiaramente venivamo da un'amministrazione uscente e questo devo dire che è sempre un qualcosa che aiuta poi i candidati perché chiaramente dopo 5 anni di lavoro e di radicamento sul territorio è più facile anche presentarsi e avere quella spinta in più. Il risultato per noi importante fu 10 anni fa con il sindaco Federico Piccitto, ma come dico sempre io, quando insomma, si vince non ci sono solo i meriti del vincitore, ma anche i demeriti degli avversari. E proprio in quell'occasione sappiamo che i nostri avversari avevano fatto una coalizione molto larga dove avevano appunto inserito al loro interno forze di destra e di sinistra e questo li ha penalizzati tantissimo dando appunto quelle poi al Movimento 5 Stelle, che ancora era una forza politica in erba, era veramente emergente da pochissimo tempo. Avevamo fatto le elezioni regionali col grande successo, insomma, dei 14 consiglieri all'interno dell'Assemblea regionale, però il Movimento di fatto ancora non aveva una storia politica e non era così radicato. Poi da quell'esperienza amministrativa chiaramente siamo arrivati al ballottaggio 5 anni fa, quest'anno è andata un po' meno anche perché appunto è stato avvantaggiato stavolta il sindaco uscente. Ma se vogliamo fare anche un'analisi politica c'è da dire che forse siamo partiti un po' tardi e quindi non siamo riusciti a intercettare insomma, altre forze politiche che potevano, a parte vabbè, chiaramente Sinistra Italiana, Articolo 1, che sono stati vicini a noi, però non siamo riusciti ad intercettare altre forze politiche per avere una coalizione più robusta che desse anche appunto prova di poter competere, di poter fare dei numeri Ora diversi. parleremo delle alleanze, delle coalizioni, ma intanto così per utilizzare le chiavi di lettura messe già in campo nel precedente intervento, no? A proposito del fatto che l'esito di una gara è sempre la risultante di un rapporto di forza relativo, no? Nella combinazione di meriti e demeriti. E allora è Cassì che ha stravinto per demerito degli avversari o è in questo caso la vostra coalizione, quindi il Movimento 5 Stelle Fraticelli, che ha perso per eccessivo merito di uno degli avversari?
Ma quello che un po' ho sentito anche in giro così è stato che Cassì non aveva competitor, nel senso che diciamo, gli avversari forse sono arrivati un po' tardi, erano poco conosciuti, anche se il nostro era chiaramente il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Consiglio Comunale, quindi aveva dato prova nei 5 anni di poter fare, insomma, di aver fatto opposizione al sindaco Cassì, ma di fatto Cassì non ha avuto poi tutta questa opposizione in questi 5 anni, ha anche amministrato durante il periodo Covid e quindi non ha potuto anche portare avanti alcune delle sue proposte di programma. Sicuramente tutte queste cose l'avranno avvantaggiato. Poi c'è stato appunto, ci sono stati noi, ma anche la componente di centrodestra, che siamo arrivati un po' tardi perché siamo state le ultime proposte messe in campo, e poi la, insomma, defaianza del Partito Democratico, che continua a fare lo stesso errore, continuando appunto a fare queste coalizioni così larghe senza una precisa identità, dove all'interno c'è un po' di tutto, e questo già i cittadini lo hanno bocciato 10 anni fa, 5 anni fa, e continuano a bocciarli, e quindi penso, ecco, che un po' per meriti suoi, sicuramente qualche merito lo avrà avuto Cassì in questi anni, penso anche che abbia fatto un'ottima comunicazione politica, un po' per demerito degli altri poi si è avuto questo risultato, che era veramente inaspettato. Sapevamo che era forte, che era possibile, insomma, la sua vittoria al primo turno, ma non con questi numeri. Certo, anche perché bastava il 40 per vincere al primo turno, invece, insomma, è arrivato, sì, al 63. Ma a proposito di questo ritardo nella definizione della candidatura e quindi della scelta di coalizione, avete da fare autocritica? Ma in realtà no, nel senso che siamo veramente contenti di esserci arrivati, perché il Movimento 5 Stelle veniva, insomma, da una diatriba interna che durava da molto tempo, e questa candidatura in un certo senso ha accontentato tutti, ecco, abbiamo avuto una convergenza su una persona, il Movimento è nuovamente compatto in provincia, adesso ha anche un coordinatore provinciale. E quindi per noi questo è stato un punto d'inizio, una nuova fase del Movimento 5 Stelle, che ci permetterà sicuramente di rafforzarci e di affrontare le prossime competizioni elettorali. Quindi l'autocritica ci sta, però anche i buoni propositi. Sicuramente siamo stati penalizzati un po' dai rapporti che avevamo in precedenza, ma adesso stiamo partendo con una nuova carica. Ma qual è il rapporto che avete ricucito, no? Anche per renderlo così di pubblica conoscenza, al di là un po' anche della cerchia delle persone che seguono l'attività del movimento? Ah, diciamo che fin dall'amministrazione Piccitto poi si crearono due movimenti, il cosiddetto Meetup 1 e il cosiddetto Meetup 2, e quindi c'è stata sempre una profonda spaccatura. Forse questo sta un po' nella natura delle cose, perché come sapete il movimento è nato non di destra e non di sinistra, però poi è chiaro che ognuno di noi ha una storia, ha una propria ideologia politica, un bagaglio personale che si porta dietro. E quindi questo non essere di destra, non essere né di destra né di sinistra, chiaramente poi nei fatti ha causato la spaccatura, perché chiaramente c'erano anche persone molto diverse all'interno del Movimento 5 Stelle. Io penso che negli anni si siano un po' appianate le questioni, anche perché gli estremi, io li chiamo le ali estreme, sono andate via dal Movimento, perché il Movimento ha comunque dimostrato di avere una propria identità, un'identità forte, e quindi sono rimaste persone che tutto sommato possono convivere benissimo e fare politica insieme. Non c'è dubbio che a non essere o a non voler essere né di destra né di sinistra, alcune questioni si possono pure affrontare, ma solo alcune. Poi a un certo punto viene il momento della verità, e ovviamente la visione, no, di un problema non può prescindere, no, da una radice valoriale che in politica, così per semplicità, traduciamo con
le categorie, insomma, dalla Rivoluzione francese in poi, della destra o della sinistra, ma comunque dirimente. Quindi chiaramente ora è un'altra vita del Movimento 5 Stelle, soprattutto dopo l'esperienza del governo Conte 2, no? Oggi voi vi riconoscete in una coalizione progressista. Sì. E cosa vi ha impedito di far parte di un'unica coalizione progressista a Ragusa? Ma noi ci siamo definiti l'unica coalizione progressista in realtà, perché... Vabbè, diciamo allora quella che c'era il Partito Democratico o comunque altre componenti che facevano credere che anche quella potesse essere una coalizione progressista. Poi ognuno giudichi come vuole, è chiaro che c'erano tante, sì, altre sigle, anche storie e biografie diverse, no? Però al di là di questo atteniamoci, come dire, alle autodichiarazioni dei soggetti in campo. Si definiva anche quella progressista, quindi perché non una sola, magari fatta meglio per carità, sul piano della identità? Sì, sì, chiaramente no, ma io l'ho sempre detto ai possibili interlocutori o alleati, coalizione si chiama coalizione perché si decide tutto insieme. Perché si mette in campo, insomma, un candidato sindaco scelto insieme e si fa una coalizione appunto insieme. Quando trovo che dall'altra parte già c'è l'imposizione di un nome e di una coalizione già impostata, prestabilita, chiaramente non sarebbe stata una coalizione, ma semplicemente il Movimento 5 Stelle che faceva un po' da portatore d'acqua ad una persona. Noi non ci siamo stati perché riteniamo di essere una forza politica comunque importante, che ha la sua storia e che richiede pari dignità politica, pertanto abbiamo preso una scelta diversa. Bene, e allora l'esito elettorale è straordinario per Cassì e deludente per tutti gli altri, anche se forse in misura diversa tra i tre candidati. Intanto Firrincieri è l'unico che insieme a Cassì non ha preso meno ma più rispetto ai voti della coalizione. Di poco nel suo caso, Cassì molto di più perché ha aggiunto quasi 6 punti ai voti alle sue liste. Punti che ha sottratto invece a Cultrera e a Schinina, mentre Firrincieri non ha preso meno, semmai qualcosina in più. Ma da questo punto di vista la sconfitta è sicuramente più eclatante, almeno nei numeri, per Schinina, poi lo è anche per Cultrera e comunque lo è anche per voi sostanzialmente, no? Sì, devo dire che il nostro candidato in fase di campagna elettorale si è fatto conoscere, forse era poco conosciuto prima. Sergio è una persona molto empatica, non ha condotto una campagna aggressiva, non ha condotto una campagna dove tutto doveva essere appunto contro qualcuno o qualcosa, ma ha messo in campo delle proposte che poi erano le proposte che il Movimento 5 Stelle ha costruito in questi anni. È vero, abbiamo perso, però io penso che comunque è stato fatto un risultato dignitoso perché abbiamo mantenuto una forma di coerenza soprattutto con i nostri cittadini che ce l'hanno riconosciuta, quindi il Movimento 5 Stelle non è sceso a patti, non è sceso a condizioni, ha semplicemente mantenuto la propria coerenza che aveva avuto anche negli anni precedenti. Forse il risultato peggiore a questo punto lo fa davvero il Partito Democratico. Io ricordo qua un'intervista del collega Di Pasquale che chiaramente pensava di arrivare al ballottaggio, ha detto i numeri poi ci daranno ragione, quindi evidentemente i numeri non gli hanno dato ragione, non era quella la scelta giusta. Magari se ci avesse ascoltato e se avessimo scelto insieme un candidato sindaco unitario, adesso potremmo raccontare un'altra storia. Ovviamente nei prossimi giorni cercheremo di conoscere le analisi, no, di questa coalizione, perché finora non è stato possibile. Di Pasquale è disponibile ma verrà nei prossimi giorni, mentre per esempio con Schinena non siamo riusciti neanche a parlare in quanto non ha risposto ai nostri inviti, forse ha bisogno di una pausa di riflessione lunga dopo ovviamente un successo deludente. Mentre proprio oggi abbiamo Tonino Solarino che rappresenta Demos e che quindi ci darà almeno la versione, ecco, dal punto di vista della coalizione Schinena, perché finora appunto non la conosciamo.
Ma io a proposito di questo volevo dire una cosa, non so, ecco, all'interno delle altre forze politiche, soprattutto chiaramente di chi ha perso, ma noi continuiamo a fare riunioni, non si è disperso, ecco, tutto quel patrimonio umano che si è riunito attorno a Sergio Filincelli, quindi abbiamo fatto anche riunioni di coalizione con la lista Siamo Comunità, che è composta anche da Sinistra Italiana, articolo 1, e devo dire che comunque questa questo è anche un bel segnale, un segnale che la coalizione ha ancora voglia di continuare, di fare politica in città e che non era solo un'aggregazione di persone raccolte all'ultimo minuto in maniera temporanea per presentare delle liste. È un progetto che comunque è stato studiato anche nel tempo, perché c'è stata una vicinanza e una simpatia nel tempo con queste persone e queste forze politiche, e quindi questo penso che sia anche un risultato che ci portiamo a casa. Può esserci stata delusione tra di voi, anche tra i candidati al Consiglio Comunale del Movimento 5 Stelle, per via del fatto che l'unico eletto è lo stesso Ferrincelli, che ovviamente aspirava un po' alla carica di sindaco, e quindi nessun posto nuovo, nessun ruolo ad altri oltre che allo stesso Ferrincelli. Magari alcuni si erano proprio battuti sperando di sostenere collettivamente una presenza corale in Consiglio Comunale. Beh, questo ci sta, quando si vince chiaramente vincono tutti, quando si perde con questa legge elettorale che chiaramente è anche molto impari, perché c'è il premio di maggioranza, addirittura poi superando il 60 è scattato un premio di maggioranza in più a Cassì, è chiaro che chi resta in opposizione sono stati voti suoi, anzi in questo caso nessun premio di maggioranza, sì. Cioè, questa volta, poiché c'è stato questo grande successo della coalizione, l'attribuzione è stata proporzionale. Sì, gli sono scattati. Semmai rimane la tagliola dello sbarramento, che a Ragusa ha pesato per il 12%, quindi il 12% di elettori ragusani che hanno votato per una lista che non ha raggiunto il 5% hanno visto frustrato e cancellato, per me è antidemocratico, il loro voto. Questa volta è stato il 12, a Modica è stato il 17, a volte è molto di più, però almeno per fortuna abbiamo limitato i danni perché non è scattato alcun premio. Io credo che il premio di maggioranza sia assolutamente antidemocratico, ma questa è una mia opinione da cittadino. No, no, lo penso anch'io. In effetti Cassì porta dentro 17 consiglieri, però è chiaro che questo penalizza un po' i numeri all'interno delle forze di opposizione. Fino alla fine abbiamo sperato che scattasse anche un secondo consigliere, anche per poter fare squadra all'interno del Consiglio Comunale. Purtroppo poi alla fine abbiamo preso solo un seggio, però quantomeno siamo riusciti a portare Sergio all'interno del Consiglio Comunale, che era il nostro candidato sindaco, quindi penso che sia stata alla fine, insomma, la soluzione più naturale, ecco, nella sconfitta poi è giusto che è entrato il candidato sindaco. E da questa esperienza come guardare avanti i prossimi 5 anni, la città, l'attività di questa amministrazione comunale così più forte di prima politicamente, anche se così rinnovata nella sua composizione politica? Perché Cassì è il sindaco esattamente come prima, però ha molto più consenso già lui come sindaco e ha un consenso molto più ampio, presa solo il 9% la sua lista in Consiglio Comunale, ecco quando parlo di furti di democrazia, e però ebbe il 60% dei voti 5 anni fa. Adesso invece se li è meritati tutti, però ha una coalizione diversa, molto rinnovata sia nella composizione politica, gruppi di minoranza che quindi avevano fatto opposizione a lui sono adesso alleati con lui, personalità nuova, perfino dentro la sua stessa lista molti avvicendamenti personali. Quindi rispetto a questa novità anche per il suo secondo mandato, voi come vi ponete? Chiaramente adesso che i cittadini gli hanno dato tutto questo grande consenso c'è una forte responsabilità che pesa su di lui e penso che la senta tutta. Del resto ricordiamo tutti anche i 6x3 che abbiamo visto durante la campagna elettorale con tante piccole glessidre che un po' indicavano quello che avrebbe, non quello che era stato realizzato, ma quello che avrebbe fatto, quello che si doveva ancora fare. Quindi c'è un programma
tante aspettative, tante promesse, una forte responsabilità che pesa su di lui, e quindi questi 5 anni chiaramente noi chiederemo risposte, ma penso che prima ancora le chiederanno i cittadini, perché lo abbiamo provato anche sulla nostra pelle, quando poi come Movimento 5 Stelle, quando poi le aspettative sono molto alte, anche le delusioni sono altrettanto forti. Quindi io spero che sappia tenere fede a tutte le promesse che ha fatto in campagna elettorale, anche per il bene della città sicuramente. E alla luce anche del dibattito elettorale, anche della sua fisiologia, dei toni, dei contenuti, dei confronti, per esempio Cassia ha accusato gli avversari, no, di aver tirato colpi bassi, però non il Movimento 5 Stelle, mi pare che in parte abbia distinto, a volte non ha distinto, a volte ha distinto, quindi in qualche modo forse a voi ha riconosciuto così un atteggiamento diverso, ma in ogni caso è la sua opinione, ci mancherebbe, noi ci basiamo sulla percezione che ciascuno può avere. Lo dico, da questo confronto, secondo Stefania Campo, secondo il Movimento 5 Stelle, Cassì, per come l'avete conosciuto da sindaco in 5 anni, potrebbe far tesoro di qualcosa, di un'indicazione, di una proposta, di un'idea, che magari con umiltà e correttezza e onestà intellettuale riconosca valida, anche se era un vostro argomento magari contrastante con i suoi all'interno inizio del confronto elettorale? Ma io, al di là insomma del suo programma politico, che può essere condivisibile, io mi sono anche battuta per far arrivare, ecco, le risorse economiche per acquistare la standa e poter ampliare anche il museo archeologico, spostare magari degli uffici comunali in centro, ecco, tante potrebbero essere le proposte che potrebbe sposare e che potrebbe portare avanti, ma spero vivamente che faccia un passo indietro sul Palazzo Tumino. Questa è una di quelle cose che abbiamo contrastato maggiormente, sia nei 5 anni di opposizione che durante la campagna elettorale, anche se appunto, come diceva, i toni del Movimento 5 Stelle sono stati più pacati, perché penso una cosa, l'opposizione si deve fare durante il mandato, non poi soltanto negli ultimi mesi di campagna elettorale, dove invece bisogna essere propositivi e mettere in campo il programma politico che si vuole presentare alla città. Questo è il motivo forse per cui ci siamo un po' distinti dagli altri avversari. A noi non interessava attaccare Cassì durante la campagna elettorale, piuttosto far vedere il nostro programma, e io spero, ecco, vivamente che Cassì faccia un passo indietro su quello che riguarda Palazzo Tumino, perché non siamo assolutamente d'accordo nell'acquisto e neanche nella destinazione d'uso che vuole dare al palazzo, che andrebbe a distruggere totalmente l'economia del centro storico, che ancora resiste perché nonostante insomma non goda di ottima salute, però ci sono comunque delle attività che, andandole a spostare all'interno di Palazzo Tumino, poi chiuderebbero definitivamente. Bene, per chiudere la pagina sulle elezioni comunali, un brevissimo riferimento lo vogliamo fare anche a Modica. A Comiso non ha senso, perché comunque non c'eravate neanche come lista, ma neanche, come dire, con il simbolo, e quindi, mentre a Modica c'eravate ed è andata male, ancora forse peggio che a Ragusa, perché sia a Ragusa siete passati da 5 a 1, lì siete passati da 1 a 0, nel senso che la lista non ha raggiunto il 5%, quindi il consigliere comunale uscente non torna in consiglio, non torna nessuno al suo posto, e lì, ancora più di quanto Cassì abbia fatto a Ragusa, è stato un trionfo della candidata Monisteri, con altra identità politica come sappiamo, ma comunque di questo si tratta. Come lo spiega brevemente questo trionfo dell'avversario e questo disastro di tutti gli altri, anche della coalizione che era unita, no? Nel senso che lì c'era la coalizione progressista in formato extra large, no? Sì, questo è un po' quello che succede in tanti comuni, che il Movimento 5 Stelle, laddove entra all'interno di coalizioni molto larghe, poi viene in un certo senso cannibalizzato. Infatti in quasi tutti i comuni dove siamo andati in coalizione, insomma, con tanti altri simboli, poi il Movimento 5 Stelle è scomparso. C'è anche da dire che
A Modica sapevamo che la lista non era fortissima, non era una lista, insomma, anche perché avevamo un solo consigliere comunale uscente. Penso che Ivana Castello sia stata molto forte e coraggiosa, ma purtroppo, come sempre ha ripetuto anche lei sui palchi durante la campagna elettorale, a Modica sussiste un sistema, il cosiddetto sistema Abate, che ha chiaramente ancora i cittadini non hanno forse ben compreso, perché non hanno visto gli effetti negativi di quello che è il grossissimo buco anche di bilancio. Ma che se non l'hanno lasciato compreso, voi forse non gliel'avete spiegato abbastanza bene allora. Ma il problema è che io farei una legge dove tutti i sindaci che si fanno campagna elettorale con fondi pubblici, lasciando poi le città in condizioni disastrose, con buchi di bilancio enormi, poi li dovrebbero pagare di tasca loro. Perché succede questo, che chiaramente c'è un sindaco che negli anni spende tantissime risorse pur non avendole, quindi dai cittadini è ben voluto, è ben visto, riesce anche poi a fare salti come nel caso di Ignazio Abate, che poi è andato alla regione, lasciando il comune in un completo stato di disastro. Ancora chiaramente i cittadini modicani non hanno avuto modo di capire, insomma, quello che succederà da qui ai prossimi anni, quando il comune non avrà nessun potere di spesa. Forse non si sono fatti i conti in tasca, non hanno capito che, al di là del giudizio sull'eventuale appropriatezza o validità della destinazione della spesa, erano i soldi loro che loro dovranno pagare, comunque soldi che non c'erano e che sarebbe stato più prudente non spendere, no? Però questo andrebbe spiegato meglio, no? Probabilmente forse c'è anche un deficit di azione politica, anche sociale, chiamiamola di opposizione, rispetto a questo sistema. Sì, poi chiaramente questi sindaci sono sempre ricordati bene, questi sindaci che lasciano anche grossi debiti ai comuni e grossi problemi, perché durante la loro azione amministrativa, avendo speso senza criterio tantissime risorse che non sono, appunto, che non ci sono, quindi avendo indebitato l'ente, comunque poi vengono ricordati come grandi sindaci. Per questo io dico, ci vorrebbe veramente una norma che tutela i comuni anche in questa direzione, cioè non è possibile indebitare un comune, spendere in maniera scriteriata, concedendo, insomma, illuminazione in ogni singola contrada di campagna, piuttosto che marciapiedi, asfalti e quant'altro, e poi di fatto lasciare un comune pieno di debiti. Anche quando si fa un programma amministrativo, chiaramente bisogna fare avere una visione a breve termine, una visione a lungo termine. La visione a breve termine sono le manutenzioni, per carità, i cittadini pagano le tasse, quindi bisogna garantire tutti i servizi essenziali, che dall'inizio illuminazione, all'acqua, alle scerbature, agli asfalti. È una visione a lungo termine, che è una progettualità, una visione della città, della direzione, insomma, che la città vuole prendere, anche con tante iniziative che possono riguardare anche lavori pubblici. Io penso che lui abbia sempre presentato ai suoi cittadini una visione a breve termine e quindi abbia sempre garantito manutenzioni, indebitando l'ente pur di dare a tutti un lampione piuttosto che un marciapiede. Ma questo non è fare politica, mi dispiace, questo non è come concepisco io la politica. La città va pensata anche con una programmazione futura, e vanno anche risparmiate delle risorse per poter dare un indirizzo proprio alla città, una programmazione. Spero che, so che questa norma non sicuramente è antipopolare, non verrà fatta mai, però potrebbe essere anche la soluzione giusta per evitare, appunto, che si continui ad amministrare così male le città. Beh, da questo punto di vista attualmente gli strumenti sono il controllo della Corte dei Conti, ma che non hanno questa efficacia, diciamo, risolutiva. Ma se si considera che esistono perfino forse responsabilità meno gravi, per cui scatta la decadenza dalla carica, basterebbe però in maniera oggettiva, ovviamente, Asetti, che in determinate condizioni finanziarie un extra deficit non consentito, no, dalla straordinaria urgenza, no, del provvedimento comporta la decadenza dell'organo.
un disegno di legge a firma di Stefania Campo? Lo farò perché, ecco, Modica è un caso chiaramente eclatante in provincia, ma ci sono tanti altri comuni nella stessa identica situazione, perché poi appunto è un vero e proprio sistema che alcuni politici mettono in atto per poter andare avanti, lasciando poi l'ente completamente indebitato. Quindi prendo spunto da questa intervista per portare avanti anche un'iniziativa di questo nel tipo. Nel caso di Modica, poi per chiudere, la situazione anche molto più complessa, perché l'ingegnosa fantasia creativa e originale di Abate, insomma, lo ha portato al punto che è impossibile capire quale sia l'indebitamento, no? Carte nascoste, oscurate, occultate, non consentite neanche nell'accesso ai consiglieri comunali, per cui a fronte di un dato approssimativo certo, no? Lui in 9 anni ha portato da 60 a 200 milioni l'indebitamento, si teme che sia molto di più, perché non ci sono carte documentali a supporto ed è una scoperta continua. Ogni giorno possono emergere debiti fuori bilancio perché compaiono creditori che giustamente hanno un titolo per farsi pagare, ma al comune non risulta nulla o non risulta nulla nelle carte che durante la gestione Abate sia stato possibile conoscere, ma non soltanto ai cittadini semplici, anche alle figure istituzionali. Dico, quindi lì il sistema è molto più complesso, quindi ci vorrebbe, come dire, anche la decadenza per punire queste negazioni di trasparenza e di correttezza documentale, no? Vabbè. Sì. Allora, in conclusione, usciamo dalla pagina delle elezioni comunali, che peraltro oggi in Sicilia si conclude con i pochi ballottaggi, in cui comunque il centrodestra la fa da padrone sostanzialmente, tant'è che l'unico dibattito interessante è quello tutto interno al centrodestra, cioè tra i due candidati, uno ad Acireale perché, come dire, sono emerse le frequentazioni con esponenti mafiosi del clan Ercolano, è un altro, e quindi si dibatte di questo, ma come dire, l'area progressista non c'è. Ecco, l'area progressista a livello nazionale, alla luce della esperienza, un breve riferimento anche al corso del Movimento 5 Stelle, così come lo ha abbracciato dall'autunno del 2019 con il governo Conte 2 e soprattutto dopo le vicissitudini recenti. Fa bene Conte a dire quello che dice in termini, in questi giorni ovviamente, di chiusura ad una possibilità di stabilizzazione della collaborazione con il Partito Democratico di Elly Slein? Ma io penso che tutta la partita verrà giocata durante le prossime elezioni, che saranno quelle europee. Sicuramente c'è bisogno di una leadership all'interno del centro-sinistra, di una leadership unitaria, forte, perché abbiamo visto che appunto l'area progressista non c'è, anche perché andando sempre separati e ognuno un po' rappresentante di se stesso, purtroppo non riusciremo mai a fare un buon risultato e a superare il centrodestra. Io ho fatto una mia piccola analisi politica personale, valutando un po' quelli che sono i dati elettorali dal 2012 fino ad oggi, soprattutto per le elezioni politiche, e devo dire che al di là di posizionamenti diversi della componente Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega, il centrosinistra non è salito in termini numerici, cioè ha sempre lo stesso elettorato, che è quello di 11 milioni di elettori. Il Partito Democratico ha perso, ma quello che ha perso di più è stato il Movimento 5 Stelle, che ha perso tantissimi elettori. Quello che emerge da questa analisi che ho fatto è che questi non sono elettori che si sono andati a riposizionare a destra, ma sono gli astensionisti, il cosiddetto partito del non voto, che bisogna riconquistare anche con un progetto credibile e serio, stando appunto a contatto con i cittadini, facendo una buona opposizione. Io penso che ad oggi ci sia anche un'opposizione molto debole, questa è anche una critica che faccio al nostro gruppo regionale, ma anche a quello nazionale. Ecco, bisogna puntare un po' più i piedi ed essere più centrati sui temi della politica, che sono quelli dei cittadini, che chiaramente non riescono ad arrivare a fine mese, non riescono a chiedere un mutuo, non hanno riconosciuto un'equità salariale per tante cose. Ecco, bisogna ritornare a parlare dei temi politici delle persone e farlo in maniera incisiva. Ad oggi purtroppo, ecco perché poi l'area progressista sta sparendo, ma l'area progressista dovrebbe essere proprio quella che tutela il cittadino.
Allora, risposta flash, prima di chiudere poi con un riferimento anche al contesto politico regionale. La coalizione o l'area progressista in questa prospettiva e aspettativa di rigenerazione, di crescita, di recupero di tutti gli elettori perduti. E come vede quello che per esempio succede oggi con la morte fisica purtroppo di Berlusconi, per ciò che il centrodestra è stato ovviamente dal 94 in poi, da quando lui insomma, lo inventò sostanzialmente con queste fattezze di coalizione con le quali ha governato per quasi 15 anni e per altri 10 comunque è stato un partito che anche dall'opposizione ha condizionato pesantissimamente la vita del paese. Ma oggi ha esordito Gianfranco Miccichè dicendo che forse con la morte di Berlusconi muore anche Forza Italia. Non so se sarà così, ma chiaramente c'è molto spostamento sempre più a destra. Vedo anche la stessa Marina Berlusconi, per esempio, che è molto appiattita su Meloni e Fratelli d'Italia. E quindi forse in questo preciso momento storico si creerà anche un grosso vuoto nell'area più moderata, nell'area più centrista del paese, che sicuramente qualcuno già sta cercando di riempire, non so se con buoni esiti. Io penso pure che Forza Italia con la fine di Berlusconi sia di fatto finita, però chiaramente non sappiamo adesso, perché sicuramente alla regione succederanno delle cose, qualcuno si contenderà la leadership di Forza Italia, anche perché abbiamo un presidente di Forza Italia. Già ho visto anche che ci sono stati un po' dei movimenti che mi hanno fatto pensare, e questo è un po' prima appunto della morte di Berlusconi, quando Falcone non si presenta in giunta per una delibera molto importante che riguarda il nuovo assetto camerale, per esempio. Quindi è chiaro che ci sono delle fibrillazioni e dei fermenti all'interno anche di Forza Italia siciliana. Staremo e allora, a vedere. Grazie, utilizziamo gli ultimi 3 minuti proprio per parlare della situazione regionale, partendo dal governo regionale, il governo Schifani, cosa sta facendo, cosa non sta facendo, come lo valutate, ci sono fibrillazioni in giunta, si annunciano forse cambi anche di assessori, domani è prevista una riunione, alcuni nomi su tutti sono un po' in discussione per delle divergenze interne, c'è il problema dell'assetto camerale di questa Camera di Commercio del Sud-Est, no? Che sappiamo benissimo quante vicissitudini e quante incertezze transitorie stia subendo, e lì c'è la posizione di Falcone a cui faceva riferimento. Poi ci sarebbe da dire, ma un pensiero flash ci interessa molto da parte sua, che cosa succede all'aeroporto di Comiso. Il tutto magari se ce la facciamo in 2 minuti. Sì, allora l'assetto camerale ad oggi è stato reputato, cioè la legge che è stata portata dalla Prestigiacomo a Roma è stata reputata valida, quindi noi facciamo parte di una Camera di Commercio allungata che è quella di Ragusa-Siracusa attaccata ad Agrigento, Caltanissetta e Trapani. Con questa delibera di giunta Schifani ha fatto un atto che chiaramente non può avere alcun valore, perché riportare l'assetto camerale per come era prima, no? Quindi noi siamo, secondo Schifani, nuovamente accorpati assieme a Siracusa a Catania. Di fatto cerca di superare una legge del Parlamento nazionale, una legge che fra l'altro ancora è al vaglio della Corte Costituzionale, quindi è una cosa che non poteva fare. Di fatto lo stesso ministro D'Urso ha mostrato tantissime perplessità e l'assessore Falcone non si è presentato in giunta quando hanno deliberato. Che cosa penso di questa operazione? Penso che sia stato semplicemente una prova di forza, un segnale politico per far capire che Forza Italia non è schiacciata su Fratelli d'Italia, che è quello che un po' rimproverano molti a Schifani, e quindi ha voluto dare questa prova di forza. Entrano sempre in gioco chiaramente gli aeroporti, perché noi sappiamo che le 3 Camere di Commercio del Sud-Est detengono il 61% degli aeroporti. In questo momento con questa situazione non hanno, diciamo che siamo in una situazione di
ferma, insomma, dove le Camere di Commercio non hanno neanche tanta voce in capitolo, e quindi per ora c'è SAC che sta facendo un po' da padrona e secondo me sta gestendo in maniera molto personalistica gli aeroporti, tant'è che io ho chiesto che venisse insediata una commissione di inchiesta per capire per quale motivo sono stati cancellati i 7 voli di Ryanair. Sono convinta che questa cosa già la sapesse anche il governo nazionale, perché il governo regionale, scusate, perché era stata convocata un tavolo tecnico pochi giorni prima che i voli venissero cancellati, e quindi già si sapeva che bisognava trovare una soluzione nell'immediato. Quello che temo è che ci sia sempre l'intenzione di vendere gli aeroporti, di venderli per sanare vari problemi delle Camere di Commercio, e che quindi questo, unito al fatto che Comiso ad oggi porta delle perdite enormi e quindi è reputato da Catania antieconomico, ci mettono sempre più al margine delle politiche aeree in Sicilia. Che cosa ho chiesto? Io ho chiesto una cosa semplicissima: visto che SAC nell'arco di questi anni ha sempre portato delle grossissime perdite all'aeroporto di Comiso, deve essere revocata, cioè non possiamo continuare a dare la concessione a chi ci fa perdere tutte queste risorse economiche. Ho chiesto dei documenti a SAC, ho fatto un accesso agli atti, ho chiesto praticamente il nuovo piano industriale dopo l'accorpamento con Soaco, si sono rifiutati di darmelo, quindi questo è molto grave. Come valuta questo fatto? Perché chiariamo questo discorso. Allora, Stefania Campo, ma potrebbe chiamarsi in qualunque altro modo e potrebbe essere di qualunque forza politica, è un deputato dell'Assemblea regionale siciliana, peraltro con un ruolo di vertice e di guida anche della Commissione Attività Produttive. Chiede di avere informazioni su una questione che non riguarda un'impresa privata, ma riguarda un'impresa a totale capitale pubblico, i cui proprietari sono tutti enti pubblici sotto il controllo della Regione, no? Che ha poi come organo legislativo l'Assemblea regionale siciliana, della quale Stefania Campo fa parte. Ma com'è possibile che l'amministratore delegato, che peraltro il mese scorso è stato anche nostro ospite, no? Che peraltro è in carica da tanti anni, è in carica da 7 anni, dal 2016, quindi ha attraversato qualunque sconvolgimento degli assetti camerali, essendo sempre lì il capo azienda della SAC, e tratti, ma non Stefania Campo, ma in questo caso la figura istituzionale che rappresenta assolutamente elementi di garanzia e di controllo rispetto al capitale pubblico che quell'amministratore delegato gestisce, è come un'intrusa, come una seccatrice. A me sembra una questione molto molto grave. È molto grave. Loro mi hanno addirittura hanno risposto con una lettera dicendo che faranno tutti i dovuti controlli su di me. Allora, qua c'è qualcosa che non va. Chiaramente sono io che, facendo il parlamentare, ho il dovere di fare attività ispettiva. Certo. Attenzione, certo. Non è il mio un passatempo. Io sono stata praticamente delegata dai cittadini e ho un compito di responsabilità, che è quello di fare azione di controllo, e quindi nelle mie prerogative parlamentari c'è anche il ruolo ispettivo. Che SAC in questo caso mi risponda che mi controlleranno per verificare è veramente paradossale. Io non posso pensare che SAC non conosca quali sono le prerogative di un parlamentare. L'unica cosa che mi viene in mente è che loro non hanno il piano industriale e quindi si stanno un po' arrampicando sugli specchi, anche in maniera maldestra, perché non possono dare nessuna documentazione. Voglio sperare che non sia così, perché sarebbe veramente gravissimo. Significa non avere una visione, non aver messo in campo neanche un piano industriale, è proprio quello di non aver neanche pensato al futuro dell'aeroporto di Comiso. Comunque, se questa azione dovesse continuare ad andare avanti, io farò un ricorso al TAR, perché sono obbligati a darmi documenti e io non sono neanche tenuta da parlamentare a dare motivazioni. Addirittura, temo che il ricorso al TAR non sia appropriato, perché comunque non è un atto della pubblica amministrazione. Poi non so se comunque ci sia un orientamento giurisprudenziale di questo tipo. Sì, se fosse un atto di un'impresa privata, perché la SAC è una società per azioni sostanzialmente, no? Io posso adire per vie legali con un ricorso al TAR, mi sono già informata. Fra l'altro, a chiosa della loro risposta,
risposta dicono che io sto chiedendo dei privilegi e che dovrei invece comportarmi come un cittadino comune e non, cioè, siamo chiaramente in una situazione veramente paradossale. Bene, perché... ma per chiudere, a proposito di quello che diceva, visto che Comiso continua a perdere anche con Sacchero, che è il grande partner industriale, perdeva prima ovviamente, lo perdeva anche quando Sacchero era soltanto una, aveva una quota prima di minoranza, poi di maggioranza, ora invece ha tutto SAC, ma dentro il capitale che racchiude sia Catania che Comiso, Comiso vale lo 0,18%, cioè quasi nulla, e ovviamente se si dovesse di nuovo autonomizzare la governance di Comiso ci sarebbero perdite milionarie ogni anno che nessuno, tantomeno il Comune, può sostenere. Come se ne esce? E come se ne esce chi, SAC? No, 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 per cercare di cambiare questa situazione negativa di Comiso. Ma io penso, allora faccio l'esempio... No, ma dico noi, come sì, cittadini, sì, come comunità, come ce ne usciamo da questo problema? No? Allora, io, chiaramente i piccoli aeroporti hanno delle perdite strutturali, questo è un dato di fatto, e sono anche spesso aiutati praticamente dalle regioni o da altri enti pubblici, perché il piccolo aeroporto da solo non riesce a coprire tutte le spese. Ma al di là di questo io faccio un esempio, che è quello di Orio al Serio. Fino a quando era attaccato con Linate faceva 3 milioni di passeggeri, una volta che ha avuto una gestione autonoma diversa è arrivato a fare anche 18 milioni di passeggeri, quindi un incremento incredibile. Siccome noi sappiamo che ad oggi Comiso ha delle problematiche anche strutturali, però Comiso è un aeroporto che serve l'intero sud-est e che ha anche delle grosse potenzialità sistemando alcune cose, soprattutto a livello infrastrutturale, collegandolo con altri centri che potrebbe servire, come l'area dell'Agrigentino, del Calatino. Comunque Comiso è un aeroporto che ha delle grosse potenzialità. Secondo me con una gestione diversa, con una gestione che vuole fare crescere l'aeroporto di Comiso, anziché tenerlo praticamente fermo per evitare la concorrenza, perché poi di questo si tratta, sicuramente non avrebbe queste perdite stratosferiche che ha mostrato di avere in questi anni. Poi se l'aeroporto dovesse avere bisogno di un aiuto, sicuramente la regione, così come aiuta Birgi, non negherà l'aiuto anche a Comiso, però prima ci vuole... Birgi la regione è proprietaria? Birgi la regione è proprietaria, è chiaro che è una situazione diversa, perché la regione detiene il 98% delle quote, insomma, societarie, però c'è anche da dire che Comiso ha delle quote pubbliche, che Comiso è un aeroporto del sud-est, e io penso che la formula per aiutare l'aeroporto di Comiso si troverà, perché chiaramente poi è tutta una questione di volontà politica. Quando c'è la volontà politica, poi le formule si trovano senza che vengano configurati aiuti di Stato e quant'altro. Ma in questo momento, siccome Comiso è stato messo praticamente, è stato acquistato proprio per impedire la concorrenza a Catania ed è stato tenuto fermo per anni, perché questa è una cosa palese, evidente, è chiaro che ha delle perdite strutturali più grosse di quelle che potrebbe sicuramente avere. Bene, e qui torniamo ovviamente al problema della gara quando fu fatta anni fa, che vide aggiudicataria la SAC, e questo è il contesto. Certo, Comiso non potrebbe mai fare concorrenza a Catania, però se avesse una gestione autonoma e oculata, quindi svincolata da interessi, diciamo, indiretti, probabilmente potrebbe anche vivere meglio. Ma ecco, io fra l'altro Comiso praticamente poi con mi era interessata anche con il ministro Trenta, e sono state donate è stata donata tutta l'area dell'ex USAF all'aeroporto di Comiso. Comiso ha delle potenzialità enormi, perché allungando la pista potrebbe fare anche l'intercontinentale, cosa che per Catania è molto complicata. Quindi più che concorrenza a Catania, Comiso potrebbe fare concorrenza a Palermo, servendo praticamente... E comunque avrebbe bisogno di una gestione che pensi solo agli interessi di Comiso, senza bilanciarli o compararli o
limitarle in funzione di compatibilità diverse. Questo è il punto. Sì. Ecco perché la scelta della SAC allora fu da molti criticata, però questa fu la scelta di quella governance di Soaco. Fra l'altro io credo molto anche nelle specializzazioni dei singoli aeroporti, e siccome Comiso può avere delle peculiarità, perché ha tutta quest'area ex USAF praticamente di pertinenza con gli hangar e tante altre strutture, potrebbe avere anche delle attività di supporto che portino economia e che riescano a mantenere un po' l'handling dell'aeroporto stesso. Benissimo, grazie, siamo andati oltre nel tempo, ma erano temi molto importanti che abbiamo cercato di completare, sia pure sinteticamente. Grazie a Stefania Campo, deputata dell'Assemblea regionale siciliana, Movimento 5 Stelle, e grazie a quanti ci hanno seguito. Il prossimo appuntamento, come sempre, con Fatti e Opinioni.